Un caro saluto da Mario Giuliaci. Tendenza del tempo nei prossimi 10-15 giorni. A parte il caldo che continuerà ormai fino a domenica 12 sulla regione già attualmente interessante, direi che nella prossima settimana, quella di Ferragosto, ci saranno importanti novità. Innanzitutto tra il 13 e il 17 il caldo verrà debellato su quasi tutta l'Italia da più fresche correnti atlantiche. Il caldo resisterà solo fino al 14 sull'Emilia e fino al 16 sulla Puglia. Sul resto dell'Italia già verrà debellato entro lunedì 13. Perché verrà debellato? Perché tra il 13 e il 17, come dicevo, ci saranno più fresche correnti atlantiche, le quali lunedì porteranno rovesci e temporali sulle Alpi e sul Piemonte, martedì rovesci e temporali su tutto il nord Italia e Toscana, mercoledì rovesci e temporali su tutto il centro-nord e Sardegna, di particolare intensità su Toscana e Lazio, giovedì ancora rovesci e temporali su tutto il centro-nord, Campania e Sardegna, venerdì ancora rovesci e temporali sulle regioni di nord-est, Toscana e Campania. Per quanto riguarda le temperature, come dicevo, il caldo sarà debellato ovunque nella prossima settimana, tranne questo ritardo sull'Emilia fino al 14 e sulla Puglia fino al 16. Poi cosa succederà dopo il 17? Probabilmente ci sarà un fugace ritorno dell'anticiclone nordafricano, ma sarà brevissimo e non sarà così abbastanza intenso come sta agendo in questi giorni, in questa ondata di caldo che è decollata circa una settimana fa. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliaci.